io devo dire che mi sento veramente profondamente grato all'insegnamento che abbiamo avuto da Leo, che era un provocatore, uno che veniva dal teatro di avanguardia e di rottura come Carmelo Bene, ma era un artista che aveva un rispetto della tradizione assoluto e reale, nel senso che i primi anni che noi abbiamo fatto con Leo non era concepibile fare un errore di dizione, perché lui lo avvertiva come una nota stonata in una partitura, perché aveva un senso musicale della recitazione. Da un certo punto in poi, quando ha cominciato a rilassarsi, perché noi ci conosceva meglio, noi non solo noi due, diciamo, intendo gli attori della sua compagnia, ci conosceva meglio, e lui era uscito da una situazione personale che era quella del liberarsi dall'alcolismo, quindi insomma si era risoluta, ha cominciato a recuperare queste sporcature che erano state alla base di tanto suo teatro, quindi il dialetto, la voce sporca, però in questo insegnamento qui Leo diceva sempre: un attore deve essere libero di poter scegliere cosa fare. Allora, in questo senso qui, noi avevamo come esempi un teatro, diciamo, di un certo tipo accademico morto, dove si deve parlare una lingua che non esiste, perché la dizione non esiste in realtà, non esiste in nessuna delle regioni la vera dizione. Oppure esempi che più di altri teatri di ricerca d'avanguardia, dove la dizione veniva ritenuta una cosa che non è vera, e quindi c'è stato per esempio degli imperversari di Romeo e Giuliette, siciliani, romagnoli, veneti, eccetera, dove anche lì non è sempre. Allora, la cosa importante di Leo era avere uno strumento e decidere quando e come usarlo, che è quello che diceva un po' Elena prima. In questo senso qui, io sono nato e cresciuto con quella convinzione lì. Va bene sapere la dizione, va bene quando vuoi usare il dialetto, va bene pulire, va bene sporcare, perché un attore è, come diceva lei, un musicista che suona una cosa e decide quando e come e dove è opportuno infilare una cosa o l'altra.